Ciao a tutti, il mio nome è Sara, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video haul. Sì, un altro video haul dove vi farò vedere le cose poderose che ho comprato al V-Comics. Il V-Comics è una fiera del fumetto che c'è nella mia città, ossia Vicenza, e niente, sono un'esperienza davvero fantastica, sono appena tornata, sono rossissima, ma a parte questo ho comprato alcune cose che volevo mostrarvi perché sono bellissime, soprattutto una, se mi conoscete sapete quanto adoro, quindi direi di iniziare subito. La prima cosa che vi mostro è appunto la mia preferita in assoluto, che si è un pochino rovinata, però adoro, che è questa qui. Cioè, appena l'ho vista ho detto no, devi essere mia. E sì, è una fotografia di Gilderoy Lockhart autografato, ovviamente è stampato, cioè l'autografo è stampato, però ragazzi, cioè per una true fan di Gilderoy Lockhart soprattutto questa non poteva non essere un must, quindi ovviamente l'ho presa. Ho preso poi una bellissima collana che tra l'altro viene in questo bellissimo pacchetto che mi sa che terrò perché io le collane le perdo sempre, che è wow, da-da! Se non lo sapete, il mio libro e anche credo film comunque preferito è Il Calice di Fuoco, e una delle varie volte in cui sono andata a Londra avevo comprato un portachiavi con questo uovo, solo che l'ho comprato comunque in un negozio famoso, cioè l'ho comprato al Binario 9 3 quarti e niente, dopo un mese era rotto. Quindi ho sempre voluto ricomprare l'uovo e credevo fosse un portachiavi, infatti invece è una collana. E ovviamente si apre, non si apre moltissimo, ma meglio così perché io la romperei, però si apre ed è semplicemente bellissima. Io la adoro e penso sia la mia cosa preferita che ho comprato insieme a quelli di Gilderoy Lockhart, perché I mean. Ho comprato poi una cosa che mi serve totalmente, solamente per fare i cosplay di Harry. Infatti faccio il cosplay di versione femminile di Harry come personaggio e di solito porto Harry versione Torneo Tre Maghi, che è quello che ho portato anche al V-Comics, e oppure Harry semplicemente con la divisa. E siccome comunque alcuni, diciamo, alcune fiere del fumetto sono in periodo invernale, ho deciso di comprare una cosa. Aiuto. Ebbene sì, la sciarpa di Grifondoro. Ovviamente non è quella originale, cioè si vede tantissimo che non è quella originale, però l'ho pagata 12 euro e quella originale costa 22 e sinceramente per fare solamente i cosplay penso che vada più che bene, questa un pochino fasulla diciamo, però è molto molto bella Harry Potter, sì, e poi è anche un pochino più corta, credo. Wow, vediamo quanto regge. Non penso tanto. Questi sono i miei occhiali. Oh, ultime tre cose. Ho comprato delle spille. Sono solamente tre. La prima che quando ho visto ho detto no, deve essere mia perché, I mean, Cedric Diggory. Cioè, se non mi conoscete, Cedric Diggory è uno dei miei personaggi preferiti della saga. Io lo amo. Quindi non potevo che non comprare, Robert Pattinson barra Cedric Diggory. Poi, ovviamente, siccome la mia casa è Corvo Nero, ho comprato una di Ravenclaw, che è molto molto carina. E l'ultima, secondo me la più bella, che era in fondo. Perché questa era in fondo? Non lo so. È membro del Crepa. Perché non ti metti a fuoco? E ovviamente chi ha letto i libri sa cos'è il Crepa, che nei film non c'è. Bellissimo, 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 bellissimo. E ultime due cose sono due Funko Pop. Perché? Perché io sto cercando di finire la collezione dei personaggi di Harry Potter, la saga normale, quindi non Animali Fantastici, solamente Harry Potter. Perché infatti mi mancavano otto personaggi normali, quindi non i doppioni, personaggi normali. E ne ho comprati due che c'erano lì, lì ce n'erano quattro. Ho deciso di comprare questi due perché uno ero molto titubante se comprarlo, anche un altro in realtà, però alla fine ho deciso che voglio finire la mia collezione, quindi che li comprerò tutti. E quindi anche quelli che mi piacciono un pochino di meno come personaggi. Il primo che in realtà volevo comunque è Lucius Malfoy, perché è Lucius Malfoy. Ora anche Draco ha suo padre vicino, finalmente comunque
Sapete che io non ho la miglior fotocamera nel telefono, però è bellissimo perché ha anche proprio la bacchetta con il serpente e anche gli anelli, è fatto veramente veramente bene, come vabbè, ogni Funko Pop, quindi ok. E il secondo che ho comprato, che è appunto quello un pochino più tipo, oh mio Dio, perché l'hai comprato se oggi questo personaggio? Vabbè, è Sirius Black, che in realtà oggi al The Comics c'era pure un ragazzo che faceva il cosplay di Sirius Black ed era fantastico, lui era veramente fantastico, era identico. E niente, quindi penso lui mi abbia un pochino ispirato a comprare il Funko di Sirius Black. Wow, l'ha messo a fuoco, ce l'abbiamo fatta. Molto molto carino per essere Sirius Black, insomma. Che poi a me in realtà Sirius Black nei film piace, nei libri che non mi piace proprio. Cioè in realtà nei libri no. Nei film un pochino. Vabbè, ne parleremo quando finirò di leggere i libri, però appunto Sirius Black e Lucius Malfoy. Per chi fosse interessato a quali Funko mi manca Dobby, la McGonagall, Moody, Bellatrix, Voldemort e Peter Minus. Penso siano solo questi che mi mancano. Speriamo, perché sono tantissimi, però insomma piano piano vorrei riuscire a averli tutti, almeno sperando che non ne escano di nuovi, perché se no se ne aggiungono, cioè in realtà vorrei che ne uscissero di nuovi, tipo Fleur. Io sto ancora aspettando il Funko Pop di Fleur e di Chrome, cioè per favore, comunque va bene. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto questo video un pochino all Harry Potteroso, io adoro tutto quello che ho comprato, poi la sciarpa in realtà non mi sta così male, non mi dispiace. Comunque, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci facciamo video e bye!